padrone di casa, quindi Nicole, Gabriele, Edoardo, Simone, Luca e Alessandro, grazie a voi. Oggi siete voi che ci ospitate e quindi grazie di averci qui. Un annetto fa ci ha ospitato la città di Brescia nella persona del sindaco, siamo venuti in loggia, Emilio Del Bono e la sua amministrazione ci hanno ospitato per la conferenza stampa. Oggi è il sindaco nostro ospite, per cui come ospite diamo subito la parola a lui. Primo. Questo è uno dei momenti in cui possiamo essere orgogliosi di una comunità, di una città, davvero. Ed è anche con qualche emozione anch'io che prendo la parola, perché sono estremamente grato, non so usare un'espressione diversa, per tutti coloro che hanno pensato questo spazio, poi progettato questo spazio, poi realizzato questo spazio. E oggi lo consegnano alla città, perché questa intuizione, questa idea, che era un'idea che indubbiamente affascinante, intelligente, vederla con grande determinazione realizzata è opera solo delle persone grandi, delle persone che hanno spessore, che hanno un'umanità, ma che hanno anche grande concretezza. È uno spazio che consegnate innanzitutto ai tanti ragazzi, ai figli, ai parenti, perché i protagonisti saranno loro e i protagonisti sono protagonisti straordinari, perché proiettano sul futuro e quindi è un grande disegno di futuro, proietta davanti la città e non indietro. A volte noi ci attardiamo in discussioni incomprensibili e quando vedi queste operazioni straordinarie capisci quanta forza ha la comunità, quante persone straordinarie ci sono e quando le istituzioni lavorano insieme, non lo devo dire io, lo diranno poi i protagonisti di questa operazione, questo si realizza, le istituzioni che lavorano insieme, che lavorano con continuità, cioè a prescindere dalle amministrazioni che in quel momento governano la città. Penso che questo sia un gesto, un segno anche di quella che è la migliore della parte della brescianità, cioè una costanza che ci vuole, perché per raggiungere questi obiettivi ci vuole una costanza, che accompagna i protagonisti di questa operazione. Dentro ci sono tanti segnali diversi, tra l'altro qua sta creandosi quasi il distretto, un distretto del food sociale, oserei dire. Ovviamente zona bistrò poco distante, qui questa straordinaria operazione mi piace, è una città che dimostra, e poi uno spazio moderno, trendy, insomma, molto, molto ospitale, molto bello, quindi ci sono tutti gli ingredienti perché questa operazione abbia non solo un successo sociale ma anche un successo commerciale, che noi auguriamo, che aiuteremo, che accompagneremo certamente con i nostri gesti e con le nostre azioni. Io di più non voglio dire perché non sono io certamente il protagonista, noi abbiamo semplicemente accompagnato con qualche gesto, qualche atto, qualche scelta, questa grandissima intuizione e devo dire che possiamo parlare bene. Insomma, io colgo anche l'occasione per i nostri giornalisti, i nostri amici della stampa, propagandate, fate vedere quanto importanti sono queste scelte, quanta bellezza c'è in queste città. Quanto cuore, quanto motore straordinario esiste, ed è un motore non teorico, non accademico, non fatto da grandi dibattiti, ma da grandissime poi realizzazioni. Quindi davvero con il cuore vi dico grazie a nome di tutta la città.